Cari amici di YouTube, ben ritornati sul mio canale. Oggi nuovo video, un po' diverso dal solito. Volevo parlarvi di sicurezza sul lavoro, soprattutto di scarpe. Infatti, una particolarità del mio lavoro è quella che distruggo un paio di scarpe ogni 5-6 mesi. Generalmente faccio modalità invernale e poi modalità estiva. Penso tutti i lavori comunque di forza dove diciamo si sta all'esterno, come ad esempio edilizia, il lavoro dei giardinieri e non solo, spesso ovviamente c'è l'usura. Le scarpe poi che indossiamo tutti i giorni ovviamente si rovinano, quindi esposte all'acqua, alle intemperie, alla sabbia, alla terra, alla ghiaia, ai colpi che tiriamo a volte magari per zollare qualcosa, qualche vaso, spesso ci aiutiamo anche tirando calci. Insomma, le scarpe si rovinano, si usurano e poi vanno buttate e ricomprate. Diciamo che in questi anni ne ho cambiato tantissimo. A volte, pur di non spendere tanto, compravo un paio di scarpe magari economiche, ma poi mi rendevo conto che le cambiavo spesso. Difatti c'è stata una stagione dove ho cambiato 3 paia di scarpe pagate ad esempio 50 euro. Alla fine 150 euro mi compravo un bel paio resistente e mi sarebbero durate per tutta l'intera stagione. Oppure ho comprato scarpe dove appunto c'era scritto o mi hanno detto non entra l'acqua e poi mi sono ritrovato coi piedi zuppi per tutta la stagione. Poi sapete che quando l'acqua entra dentro la scarpa fa una puzza incredibile. E niente, ho comprato questo modello qua che volevo farvi vedere, ve l'ho già fatto vedere su Instagram, un piccolo trailer, e vi ho chiesto appunto se vi potesse interessare una recensione, visto che mi seguono anche tanti professionisti. Volevo parlarvi appunto di queste scarpe che mi hanno incuriosito tantissimo e che ho comprato su emporiodeantonio.com. E dopo vi metto il link in descrizione. Allora, queste scarpe sono le Dike, scritto Dike ma si chiamano Dike. Sono delle scarpe anti-infortunistica. Questo modello sono le Premium S3 SRC linea primato. Ho scelto questo colore beige un po' marroncino che si abbina poi ai miei pantaloni che uso tutti i giorni. Un modello molto carino, colorato, un po' stile hippie, insomma, molto molto carine. Sono S3 idrorepellenti e sono, ragazzi, veramente veramente leggere, 40% di peso in meno rispetto alle altre scarpe. Non ci credevo quando mi è arrivato il pacco, non mi ricordavo di aver ordinato queste scarpe, tanto che erano talmente leggere, ho detto che cavolo ci sarà dentro, e invece c'erano queste scarpe qua. Molto comode, ho infilato il piede, mi sembrava di indossare le pantofole, come fanno un po' gli americani che vanno a rasare il prato in pantofole, una cosa che non tollero. Chi va a rasare il prato spesso fine settimana si mette le infradito o le ciabatine. State attenti perché basta un attimo e vi tagliate il dito del piede, e non solo. Ne ho la prova con un amico che mi ha scritto l'anno scorso, appunto, che ha avuto un piccolo infortunio scivolando proprio facendo una curva con rasaerba, ci ha messo il piede sotto ed era con delle ciabatte estive. Allora, come vedete, all'interno abbiamo una soletta super ergonomica, traspirante come tutta la scarpa. In effetti, quando poi le indossate, ho sentito la morbidezza. Oltretutto, queste scarpe sono adatte per tutte le stagioni. Vedete, hanno i lacci in questo caso, puntale in carbonio, molto leggero, molto resistente. Altra cosa molto bella è la tomaia in pelle, che comunque rimane molto delicata, tanto che qua ho già fatto uno sbecchetto, ma quello non è un problema. Basta idratare la pelle con delle dovute creme,
e quindi la teniamo un po' pulita. Ovvio che se poi ci andiamo a picchiare la punta, la pelle si rovina, però sono fatte anche per questo. Altra cosa molto importante di queste scarpe, che avendo appunto leggerezza abbiamo una restituzione del 40% di energia, quindi la pressione che noi esercitiamo con il nostro baricentro è molto bilanciata, quindi sforziamo meno il piede, il tallone, insomma tutto il nostro baricentro, quindi ci garantiscono anche una postura molto corretta. Per quanto riguarda la dicitura SRC, una normativa ed è il livello più alto che ci possa essere nei modelli di scarpe. Quindi sono antiscivolo, impermeabile ai liquidi, puntale antinfortunistico e lamina antiperforazione. Quindi dovrebbe evitare che ci entrino oggetti contundenti e che rischino appunto di farci male. Insomma, io le ho già provate 4 giorni e devo dire che sono veramente belle. Continuerò ad usarle, poi magari vedrete lo stato delle scarpe nelle mie storie Instagram. Insomma, sono per il momento molto soddisfatto, ci tenevo a farvele vedere. Come ben sapete, mi piace far vedere tutti gli articoli di giardinaggio e non solo, tutto quello che riguarda anche il lavoro del giardinaggio. E nulla, se volete le caratteristiche tecniche o volete magari acquistarle, vi metto qua sotto il link appunto dove le ho comprate, emporiodeantonio.com. e niente, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale YouTube, mi raccomando, e vi aspetto su Instagram e Facebook Greenhouse Italia. Ciao.